Allora, questo esercizio si chiama Eppur si muove. Allora, questo è un classico e si tratta di trovare una funzione C infinito, trovare una funzione f da R in R di classe C infinito, tale che derivata cappesima in 0 è uguale a 0 per ogni k. Fin qui non è molto difficile. Trovare una funzione che ha tutto il C infinito con tutte le derivate nulle in 0, funzione nulla, e f di x maggiore di 0 per ogni x maggiore di 0. Quindi è una funzione che in 0 vale 0 insieme a tutte le sue derivate e poi diventa positiva. Allora, capite che una funzione, per questo che si chiama Eppur si muove, cioè la derivata cosa dice? Dice le intenzioni di una funzione, no? Brutalmente la derivata è un dire io farò così, domani studio, derivata. No, è la stessa cosa. E questo dice domani sto fermo, questo dice no, sto fermo a tutti i livelli a cui glielo chiedi, lei risponde sto fermo, eppur si muove perché invece si stacca. Questa è l'idea. E piccola osservazione, se io scrivo la sua serie di Taylor in zero, cosa diventa? Tutti i coefficienti sono nulli, quindi è nullo. Quindi la funzione non può essere la somma della sua serie di Taylor. Perché la serie di Taylor è nulla. Nota bene, una funzione di questo tipo, nota bene, una funzione di questo tipo, ha tutti i polinomi di Taylor, con centro in x uguale a 0, nulli, perché i coefficienti sono appunto le derivate, quindi non può essere uguale alla somma della sua serie di Taylor. La serie di Taylor che cos'è? La serie che ha come somme parziali i polinomi di Taylor, quindi non può essere la somma, della sua serie di Taylor. Questo esercizio ritornerà quando faremo analisi 2, quando parleremo di funzioni analitiche, ci sarà questa che fa coppolino. Non può essere la somma della sua serie di Taylor. Allora, ci sono vari modi di fare questa funzione. L'esempio classico è f di x uguale a 0 per x minore o uguale di 0 e e alla meno 1 su x per x maggiore di 0. Ora, se avete fatto un po' di esercizi, io questa ve l'ho messa tante volte, ve l'ho fatta studiare in vari contesti, con gli integrali impropri, con gli studi di funzioni, questa l'ho messa spesso. Questo è l'esempio classico. Altro esempio classico, adesso ovviamente non pretendo che capiate perché tutte le derivate sono nulle, adesso lo verificheremo, sarà quello l'esercizio. Oppure si può fare anche in un'altra maniera, oppure f di x, questa è uguale a 0 per x uguale a 0, e alla meno 1 su x quadro per x diverso da 0. Questa è una possibilità. Questa è la funzione pari. Posso mettere quel che voglio l'esponente, posso mettere anche 22, non cambia niente. Come anche qui posso mettere l'esponente che voglio e il fenomeno è sempre lo stesso. L'unica cosa, questa qui non posso definirla per x diverso da 0, perché come è fatta la funzione alla meno 1 su x globalmente? Studio di funzione. Come è fatta alla meno 1 su x? Se devo disegnare alla meno 1 su x, vediamo di fare i limiti. Quando x tende a più infinito, questa diventa alla 0, cioè 1. E arriva all'asintoto, arriva dall'alto o dal basso?
quando x tende a più infinito, questo tende a 0 meno, quindi arriva 1 dal basso, da qui. Quando x tende a 0 più, questo è alla meno infinito, cioè 0, quindi arriva a 0 così. Come ci arriva? Ci arriva violenta o ci arriva molto soft? Beh, a posteriori, se voglio che abbia tutte le derivate nulle, vuol dire che ci arriva super soft. Ci arriva super soft ed è fatta così. Poi invece come è fatta per gli x negativi? Ah, è monotona perché? Perché più x sale, più la frazione scende, con il meno davanti sale. C'è un doppio cambio di segno. Si può fare la derivata, per carità, però è monotona. Poi per i negativi, quando x va a meno infinito, questo va a 0 più, quindi questa va a 1 più, così, e quando x va a 0 meno è alla più infinito, questa è la funzione e alla meno 1 su x, questa è la funzione e alla meno 1 su x. Per cui è chiaro che se voglio l'effetto e pur si muove, devo usare questa parte qui che è buona e poi la devo raccordare con 0, che è quello che ho fatto nell'esempio 1. L'ho messa a 0 sui negativi e poi l'ho raccordata così. Invece alla meno 1 su x quadro, com'è? È più o meno come questa parte qui, però essendo pari e smutta, diciamo, si adagia su 0 in maniera molto tranquilla anche sui negativi. Così. Quindi e alla meno 1 su x quadro ha lo stesso asintoto, lo stesso tipo di comportamento, però è una funzione pari e quindi è fatta così. In 0 non è definita, ma io aggiungo 0, definisco come 0 e le cose si sistemano. Adesso, come dimostro che f di x, diciamo la prima, è di classe C infinito? Come dimostro che f di x, diciamo la prima, ma la seconda è uguale, la prima, è di classe C infinito su tutto R? È di classe C infinito su tutto R. Ovviamente senza dire, questa qui, il primo pezzo è C infinito, il secondo pezzo è C infinito, quindi siamo a posto, quel ragionamento non si fa. Allora, per x diverso da 0 è banale, no? Per x diverso da 0, solita composizione, per x diverso da 0 è tutto banale. Composizione di funzioni C infinito. Per x uguale a 0 è un po' un problema. Come fareste a dimostrare che questa qui è derivabile di ogni ordine in 0? Sì, bisogna trovare una formula induttiva per la derivata. Però trovare una formula induttiva per la derivata è un po' seccante, ma neanche tanto, perché si può trovare una formula che descrive la struttura della derivata. Come è fatta la derivata? Ad esempio, iniziamo con la derivata prima. La derivata prima, capito la derivata prima e capito il resto, è, diciamo, 0 per x minore di 0, banalmente perché per x minore di 0 la funzione è nulla, e per x maggiore di 0 devo derivare e alla meno 1 su x, quindi diventa e alla meno 1 su x per 1 su x quadro per x maggiore di 0. Adesso come faccio per dimostrare che esiste la derivata prima in 0? Quindi f' di x è 0 per x negativi e questa roba porcheria qui per x positivi. Come faccio per dimostrare che è derivabile anche in x uguale a 0? Basta che verifichi che il limite destro e il limite sinistro coincidono, per quanto visto prima. Potrei fare il rapporto incrementale. Però basta che verifico che destro per dimostrare. Quindi basta verificare che il limite per x che tende a 0 più di f' di x è uguale a 0 e abbiamo la derivabilità. E abbiamo f' di 0 uguale a 0 per la lezione precedente. Per lezione precedente. Allora, mi torna che questo limite fa 0? Come si fa a fare questo limite? Ripasso sui limiti, cosa fareste? Io farei 1 su x uguale a y
e diventa y quadro per e alla meno y. Per fare il limite, basta porre y uguale a 1 su x e viene il limite per y che tende a più infinito, il limite per y che tende a più infinito di y quadro diviso e alla y, e fa 0 perché l'esponenziale batte la potenza. Allora, derivata seconda? Facciamo ancora la derivata seconda. Capita la derivata seconda, secondo me si capisce tutto. F secondo di x uguale. F secondo di x è uguale a 0 per x minore di 0, e questo è sempre comodo, per x minore di 0. E per x maggiore di 0 devo derivare questa roba qua. Per x maggiore di 0 devo derivare questa roba qua e diventa e alla meno 1 su x per meno 1, devo derivare un'altra volta questo, e quindi diventa per 1 su x alla quarta, sì, più questo per la derivata di questo, quindi meno e alla meno 1 su x per 2 su x cubo. Questo per x maggiore di 0. Cosa faccio adesso? Faccio il limite a destra e a sinistra e ci ritroviamo degli y al cubo e degli y alla quarta, quindi ancora una volta, faccio il limite a destra e a sinistra, faccio il limite di f secondo di x per x che tende a 0 più e x che tende a 0 meno, e trovo che f secondo di 0 fa 0. E va bene, a questo punto come proseguireste per induzione? Perché capite che il numero dei termini sale. No, perché adesso vado a fare f terzo, questo qui produce altre, insomma le cose si mescolano e si complicano, però in realtà quanto si complicheranno? Come sarà fatta la derivata cappesima? La derivata cappesima, cosa vi aspettate al denominatore? Ci sarà un e alla meno 1 su x che raccoglie tutto, poi ci sarà un denominatore che, se c'è una logica, direi che è un x alla 2k, perché tutte le volte c'è questo qui e poi ne escono due da qua, quindi ci sarà un x alla 2k, e poi ci sarà un polinomio sopra. Quindi allora si può verificare, per induzione, che fk di x, è uguale a, ci sarà un e alla meno 1 su x, poi ci sarà un denominatore che è un x alla 2k, e ci sarà un numeratore, è come se io stessi raccogliendo, no? Sopra verrà un polinomio, pk di x. Anzi, potrei anche dire che grado ha quel polinomio, ma chi se ne frega. Dove questo qui è un polinomio. Questo qui è un polinomio opportuno. Questo qui per x maggiore di 0. Vi torna che è ragionevole che sia così? Quando vado a derivare questo mi rimane un e alla meno 1 su x per la derivata di 1 su x che mi aumenta di 2 sotto. E quando vado a derivare questo avviene più o meno la stessa cosa. Anzi, cresce addirittura di meno il grado sotto. Quindi questo qui si può verificare per induzione. Ovviamente per x negativi è 0, perché è la derivata di 0. E quindi basta facendo limite a destra e a sinistra, e quindi ancora una volta il limite per x che tende a 0 più di fk di x è uguale a 0, per lo stesso motivo, perché è un polinomio alla fine contro l'esponenziale, una volta fatto il cambio di variabile, sempre esponenziale contro polinomio, esponenziale versus polinomio. E quindi
poi che succede banalmente anche per x che tende a 0 meno, fk di 0 uguale a 0 per ogni k. Ecco qui una funzione c infinito che ha tutte le derivate nulle in un punto, però riesce a staccarsi. Allora, una volta che uno ha fatto queste, può fare tanti esercizi. Che ne so, esercizio. Allora, esercizio, un bel esempio. Prendiamo questa funzione. Prendiamo questa funzione e vediamo cosa riusciamo a dire. F di x uguale 0 per x uguale a 0 e e alla meno 1 su x quadro per seno di e alla 1 su x quadro per x diversa da 0. Per x diversa da 0. Vediamo due proprietà di questa funzione qua. Avete capito cosa ho fatto? Ho preso quella lì. Questa qui è una cosa feroce o una cosa tranquilla? Questo dal punto di vista delle oscillazioni è una delle cose più feroci che ci sia. Allora, questa qui ha due proprietà. Proprietà 1, perché questo è uno dei contraesempi che vi avevo annunciato a suo tempo, però allora non vi potevo fare, adesso sì. Proprietà 1 è questa qui. F di x è uguale a O piccolo di x alla k per ogni k, ovviamente per x che tende a 0. Ci siete che questo qui è un piccolo di x alla k per ogni k? Perché cosa succede quando divido per k? Quando divido per x alla k, l'e se lo mangia, quell'altro è limitato ed è fatta, no? Perché se faccio il limite per x che tende a 0 di f di x diviso x alla k, diviso x alla k, questo è il limite per x che tende a 0 di e alla meno 1 su x quadro diviso x alla k per seno di e alla 1 su x quadro, questo è limitato e questo tende a 0 per lo stesso motivo. Quindi questo fa 0. E va bene. Questa funzione qui allora, uno dice, questa funzione qui è O piccolo di x alla 2015, ce li hai i polinomi di Taylor, questa funzione, in 0? Quindi la domanda è questa, esistono dei polinomi, quindi questa funzione qui è O piccolo di x alla k, quindi è vero che ha dei polinomi di Taylor, no? Quindi per ogni k esiste il polinomio di Taylor di grado k, ed è il polinomio identicamente nullo. Quindi, in particolare, quindi f di x ammette polinomi di Taylor nulli per ogni ordine k. Giusto? Adesso derivate, quante derivate ha questa funzione in x uguale a 0? Cioè, domanda, è derivabile questa funzione? Se sì, quante volte? E se non sbaglio, questa qui è derivabile molto poche volte. Proprietà 2. Proprietà 2, f' di x, quanto vale? Per x diversa da 0... Adesso se devo fare questo conto io lo sbaglio 10 volte, speriamo di no, diventa e alla meno 1 su x quadro per 2 su x cubo per il seno di quella roba, più e alla meno 1 su x quadro per il coseno di quella roba, per e alla 1 su x quadro, accidenti, però è istruttivo che venga male,
Allora, io cosa volevo ottenere? Questa sarebbe la derivata. Adesso vi dico cosa volevo ottenere, perché così poi aggiustiamo l'esempio in maniera da ottenerlo. Allora, cosa volevo ottenere? Volevo che succedesse che la derivata prima fosse discontinua in zero, cioè non esistesse il limite per x che tende a zero. Adesso il limite di questo per x che tende a zero esiste. Il limite di questo per x che tende a zero esiste, ma perché esiste? Esiste perché questo e questo se ne vanno, no? Questo e questo se ne vanno e rimane una x sotto. Quindi fatta così, f' di x ha limite per x che tende a 0. Allora, adesso ditemi la modifica che devo fare affinché non ci sia il limite di f' per x che tende a 0. Perché? No, giusto, non ha limite, non ha, perché la x è sotto. Ho detto una stupidaggine. Parliamone, al limite infinito. Al limite, ed è meno infinito? Sì, ed è meno infinito. Ed è meno infinito. Ci siamo, no? Per x che tende a 0 più, questo è meno infinito. Questo è 0, questo è meno infinito, d'accordo. Ma il coseno oscilla. Il coseno oscilla. Quindi? Sì, allora, diciamo non ha limite. Ha l'iminf meno infinito e l'imsup più infinito, perché il coseno oscilla, d'accordo. Non ha limite. F'. Allora, già va bene questa. Non ha limite per x che tende a 0 più. Anzi, ha l'iminf uguale a meno infinito e l'imsup uguale a più infinito. Perché il coseno oscilla e 1 su x cubo tende a più infinito. Quindi ci senti che non ha la derivata seconda in 0? Perché la derivata prima non è nemmeno continua. Quindi f secondo di 0 non ha senso, non esiste. Giusto, se esistesse sarebbe continua la derivata prima. Allora, questa è una funzione che ha tutti i polinomi di Taylor, ma non sono dati dalla formula con la derivata. Occhio. Quindi, f di x ha i polinomi di Taylor di ogni grado, ma i coefficienti non sono dati dalla formula con le derivate. Quando vi dicevo il teorema di Taylor cosa diceva? Se una funzione ha n derivate, allora esiste il polinomio di Taylor di grado n ed è dato da questa formula. Però può succedere che la funzione non abbia le derivate, perché questa è solo la derivata prima, ma dalla seconda in poi non le ha in zero. Tuttavia esistono i polinomi di Taylor di ogni grado. E questo era il primo esempio. L'esercizio che voglio fare adesso è questo. L'esercizio è trovare una funzione c infinito fatta così. Una funzione c infinito di R, tale che f di x uguale a 0 per x minore o uguale di 0, f di x uguale a 1 per x maggiore o uguale di 1, 0 minore di f di x minore di 1 per x in 0, 1. Quindi come è fatto il disegno? È una funzione fatta così, che fa una scaletta. Vale 0 per x negativi, 1 per x maggiore o uguale di 1,
e in mezzo fa la salita. Quindi voglio una funzione C infinito che faccia questa specie di scaletta. Poi usando questa faremo una cosa ancora peggiore. Come potete pensare di realizzare una cosa di questo tipo qua? Quindi diciamo, qui è 0 e qui è 1, qui è facile, qui deve essere una specie di E alla meno 1 su X che aggiusti un po' le cose, no? Come si può sperare di fare una cosa di questo tipo qua? Allora, il trucco classico è questo, trucco classico, è definire F di X in questo modo qua, come φ di X diviso φ di X più ψ di X. E adesso cercando φ e ψ opportune. Quindi voglio fare una cosa di questo tipo qua. Allora, come facciamo φ di X e come facciamo ψ di X? Allora, φ di x cosa deve avere? Per gli x negativi? Se io voglio che si annulli, è chiaro che φ dovrà essere nulla sui negativi, giusto? Quindi, guardate questo esempio. Quindi φ la prendo nulla sui negativi, questa è φ. Questa è φ di x. È una eppur si muove, che è nulla sui negativi, e poi parte così. Psi, cos'è che ci piacerebbe tanto su psi? Che dopo 1, se dopo 1 psi fosse 0, cosa verrebbe questo? Fi su fi, e quindi verrebbe 1. Avete capito il trucchetto? Cioè, come si fa a produrre una cosa che passa da 0 a 1? Si fa 1 diviso la somma di 2. Lo 0 iniziale è prodotto da quella sopra. Basta che quella sopra si annulli fino a 0 e abbiamo sistemato lo 0 iniziale. Per sistemare l'1 dopo 1, basta che la psi faccia 0 dopo 1, perché diventa φ diviso φ, che fa 1. Quindi psi come la prenderemo? Psi, basta che la prendiamo che qui dopo 1 faccia 0, e prima così. Beh, ditemi una funzione che si comporta così. Questa qui l'abbiamo fatta prima. Come faccio a fare questa? Ci metto un meno alla x e poi faccio in maniera che in un e poi aggiungo 1. Quindi ad esempio psi di x è uguale a φ di 1 meno x. Questa qui per x maggiore o uguale di 1 è come fare φ per i negativi. Quindi allora φ uso quella di prima, φ di x uguale pur si muove, e pur si muove è quella funzione che abbiamo detto prima. Ψ di x è uguale a φ di 1 meno x, f di x è uguale a come l'ho definita lì sopra, φ di x diviso φ di x più φ di 1 meno x. E, diciamo, questa garantisce gli zeri e gli uni, perché il raccordino centrale è compreso tra uno e l'altro? Beh, è ovvio, insomma, è maggiore o uguale di 0, perché è una frazione con roba positiva, ed è minore o uguale di 1, perché il denominatore è più grande. Verifichiamo che è monotona. Verifichiamo la monotonia. Che cos'è F'? F' è il denominatore al quadrato poi devo derivare, cosa diventa? Φ' di x per il denominatore inalterato, φ di x più psi più φ di 1 meno x, più φ di 1 meno x, meno φ di x per il denominatore, derivato,
derivata del denominatore è φ' di x meno φ' di 1 meno x, così. Cosa diventa questa? Si semplificano? Un po' di roba dovrebbe semplificarsi. Cosa si semplifica? Φ' meno φ' φ, questi se ne vanno. E cosa resta? Resta il denominatore al quadrato e resta φ' di x per φ di 1 meno x per φ di 1 meno x e due volte, no, più φ di x per φ' di 1 meno x. E cosa possiamo dire di questo numeratore? Questo numeratore è positivo quando siamo tra 0 e 1. Questo qui è positivo, tutto quanto questo numeratore è positivo per x tra 0 e 1. È maggiore di 0 per x che sta tra 0 e 1. Quindi la funzione fa esattamente quello che dichiara, cioè fa la transizione da 0 a 1 in maniera smooth. Vabbè, siamo pronti per fare un esercizio di analisi 3. Esercizio di analisi 3. L'esercizio di analisi 3 è questo. Sia F da AB in R una funzione integrabile secondo Riemann. Una funzione integrabile secondo Riemann. Quindi mica tanto bella in generale, può essere discontinua, può essere bruttina. Dimostrare che per ogni epsilon maggiore di 0, dimostrare che per ogni epsilon maggiore di 0 esiste una funzione g da R in R di classe C infinito, tale che l'integrale tra A e B di f di x meno g di x sia minore o uguale di epsilon. Quindi f è una schifezza, l'unica cosa che so che è integrabile, però potrebbe essere molto discontinua. Potrebbe essere seno di 1 su x, potrebbe essere di tutto di peggio. Allora riesco ad approssimarla con una funzione c infinito, riesco a trovare una funzione c infinito il cui integrale è vicino a quello dell'f. Cosa vuol dire? Che l'area compresa tra i due grafici, no? Che l'area compresa tra i due grafici è minore o uguale di epsilon, cioè si forma un intercapendine tra i due grafici, quindi f è una schifezza, qui c'è A e qui c'è B. La F può essere tremenda, può essere, adesso non l'ho fatta neanche abbastanza tremenda, riesco a trovare una funzione C infinito che ci gira intorno, questa è la G, e in maniera che l'intercapendine tra le due abbia l'area piccola. Come pensate di affrontare questo esercizio prima di essere ad analisi 3? Quindi, come si risolve un esercizio di questo tipo? La tecnica fondamentale in matematica, divide e tempera. Uno cosa dice? Non lo so fare. E va bene. C'è almeno un caso in cui lo so fare? Uno inizia a chiedersi, sì, se la f è già c infinito. Prendo G uguale a F e ce l'ho fatta, va bene. Un caso meno banale, uno chiede un altro, dai dammi un caso meno banale. La teoria dell'integrazione come si faceva? Come si definivano gli integrali? In tre passaggi, lo ricordate? Caso banale, caso semibanale, caso generale. Non è che nel caso banale lo so fare? Caso banale qual è? Caso banale è quello in cui f di x
è uguale a un rettangolino, la caratteristica di un intervallo. F di x uguale a un rettangolino. Se f di x è uguale a un rettangolino, capite cosa vuol dire rettangolino, no? Vuol dire che è zero dappertutto, tranne su un piccolo intervallo dove assume un valore fisso, no? Allora, in questo caso come si fa? Esiste un intervallino da qualche parte, questo qui è l'intervallino, e qui la funzione vale un certo lambda. Questa è f. F è 0 dappertutto, tranne un certo intervallino che non è l'intervallino AB e sarà un sottointervallino. Questa qui è f di x. Come faccio a trovare una funzione c infinito che approssima questo facendo un errore piccolo a livello di integrali? Lo vedete cosa faccio? Una volta che so fare la salita come prima, no? Ve la vedete questa qui che faceva la salita tra 0 e 1? Adesso faccio in maniera che la salita non la faccia tra 0 e 1, ma la faccia tra pochissimo prima e dove voglio arrivare. Quindi questa qui si approssima facilmente. Cioè f di x vale 1, vale, non vale 1, vale lambda, in un intervallo cd. Allora, in questo caso faccio come prima, e avete capito cosa ho fatto? Cioè organizzo, faccio una funzione c infinito che fa la salita tra c meno delta, no? Faccio come prima, ottenendo una c infinito che vale 0, che vale 1 in cd e 0 quando x è minore o uguale di c meno delta e x maggiore o uguale di d più delta. Ci siamo, qui c'è c, qui c'è d, qui faccio un'ampiezza delta, qui faccio un'ampiezza delta. Quindi dov'è che pago integrale quando faccio la differenza? Soltanto nei due intervallini di ampiezza delta, dove l'altezza è fissata. Se delta è abbastanza piccolo, la differenza integrale, se delta è abbastanza piccolo, la differenza in integrale, l'integrale della differenza è piccolo. Dai, non sto a scrivere i dettagli, però spero che sia chiaro. L'integrale della differenza è piccolo. O qualcuno potrebbe fare una piccola polemica e dire: no, tu prima mi hai detto come si faceva a fare una salita, qui devi fare una salita seguita da una discesa. Beh, insomma, faccio la salita, interrompo, poi la ribalto di là e faccio la discesa, non ho un problema del raccordo in mezzo, perché il raccordo in mezzo avviene in un tratto in cui è costante, quindi non riesco a perdere la c infinità, cioè non ho problemi di perdere la c infinità, no? Se io prendo questa e ce ne rincollo una che dopo un po' parte e va giù simmetricamente, non perdo la c infinità nel tratto intermedio. Ci siete che è finito l'esercizio praticamente? Perché è finito praticamente? Una volta sistemato il caso banale, il caso semibanale com'è? È combinazione lineare di quelli. Diciamo, il caso semibanale, è il caso delle step functions. Quindi f di x uguale step function. Come faccio a approssimare la step function? Basta che approssimo tutti i rettangolini e sommo e l'approssimato. Basta approssimare tutti i rettangoli allo stesso modo. Tutti i rettangoli allo stesso modo. Cosa voglio dire? Voglio dire che se f di x è uguale alla somma di funzioni fi di x, e queste sono di tipo banale, prendo g di x come somma di g di x, dove queste approssimano, sono c infinito che approssimano
che approssimano le f con i. E a quel punto, quando vado a fare la differenza, l'integrale tra a e b di f di x meno g di x, cioè spero che sia ovvio, no? In dx, questo è minore o uguale della somma dell'integrale tra a e b degli f con i meno g con i, f di x meno g con i di x in dx. E queste qui a v a 2 sono piccole, no? Quindi questi qui sono piccoli, questi possono diventare piccoli a piacere, possono diventare piccoli a piacere. Caso generale? È fatto, no? Il caso generale cosa voleva dire che era integrabile secondo Riemann? Voleva dire che esisteva una step function sopra e sotto che avevano un intercapedine minore o uguale di epsilon. Allora faccio un'operazione in due fasi. No. Quindi caso generale, e dovrebbe starci addirittura in questo spazio, caso generale approssimo f di x con una step function chiamiamola phi di x, che ha errore, che ha l'integrale di f meno phi minore o uguale di epsilon, mezzi, e poi approssimo e approssimo phi con una c infinito che ha l'integrale di phi meno g minore o uguale di epsilon mezzo. Fine. Quindi g approssima f, g è la c infinito cercata. Non sto a farvi tutto il passaggio. Che cos'è l'integrale di f meno g? Minore o uguale dell'integrale di f meno phi più l'integrale di phi meno g. Epsilon mezzi, fa epsilon. Quindi, cosa vi deve rimanere di questo? Oltre che un ricordo quando sarete ad analisi 3, che vi non faranno questo esercizio dicendo ovviamente funziona. Cosa vi deve rimanere? Che un problema che in apparenza è complicatissimo, come dire approssimare una qualunque funzione integrabile con una funzione c infinito è tanta roba, integrale può essere tremenda, facendo un errore piccolo, in realtà basta risolvere nel caso più stupido. Cioè con gli integrali è spesso così, uno lo risolve nel caso del rettangolo, dove la soluzione non ce l'ha davanti agli occhi, che è quello di prima. Risolto questo, risolto tutto. Perché fatto il caso banale, il semibanale è una somma di quelli e quell'altro si fa in due fasi. Approssimazione a due fasi. Ho una funzione integrabile, trovo una step function vicina e poi trovo una c infinito vicino alla step function. Cioè non riuscirei a trovare da subito una c infinito vicino all'integrabile, quello non lo so fare. Però metto in mezzo questo oggetto che è la step function e le cose funzionano. Va bene, avrete bisogno di mezz'ora in meno ad analisi 3.